strettamente da comunità, quindi strutturalmente noi ci stiamo adeguando ad un certo tipo di percorso. Domanda: se la clinica si organizza e si attrezza per questa tipologia, un domani o a breve, quanto ci sarà chiesto se vogliamo fare altro, magari questo poi influenza negativamente i lavori che sono stati fatti. Però scusi, no, mi permetto, è chiaro che tutto questo non possiamo deciderlo qua, sì, no, chiaro. Certo, però, però è evidente, come diceva la dottoressa, insomma, se voi avete le risorse umane per seguire questo tipo di malati, poi sarà una decisione della regione, certo, che dovrà decidere a chi dare questi compiti. Diciamo che voi avete voi avete un grande vantaggio, no? Nel senso che avete una struttura che esiste, avete le risorse umane e le competenze, e c'è la necessità, perché in maniera, io ogni volta che ci penso credo sia stato veramente straordinario come siamo riusciti a scrivere e a far approvare quella legge, ma la legge esiste e ci sono i finanziamenti, e dal 31 marzo 2013 se io ho un attacco di psicosi acuta e rompo quella porta lì e poi vado di là e danneggio 7 computer, non mi possono più chiudere in OPG. E quindi le regioni devono per forza individuare strutture dove chiudermi se commetto una... Non c'è nessun rinvio a questa legge. Assolutamente, io mi sono... Guardate, questo è stato, il Presidente della Repubblica è intervenuto così anche perché io marzo avevo avvertito tutte le più alte autorità e le istituzioni del nostro paese, perché non volevo nessun rinvio, infatti non, perché il mio timore era che mi inserissero, e c'era chi lo voleva fare, un articolo nel cosiddetto mille proroghe, me lo rinviavano di 2 anni e la questione finiva lì. Quindi adesso c'è una, insomma, diciamo che nella vostra situazione, che è difficile perché la vostra contingenza è legata ad altri tipi di problemi, però c'è questa situazione che deve per forza essere risolta, per forza essere risolta, perché perché se non io tra poco perderò i poteri, ma dal 31 marzo ce li ha poi la magistratura, e che continua comunque ad averli, e quindi se non risolvono questi problemi le strutture gliele sequestra la magistratura, e questi pazienti dove vanno? Cioè è che di fatto è una regia che non è solo certamente merito mio, di tutta la commissione, perché lì abbiamo sempre votato fino alla fine tutto all'unanimità, eccetto l'altro giorno perché qualcuno del PDL, essendo in campagna elettorale, che aveva votato per 5 anni tutto quello che abbiamo votato in commissione, ha votato contro, ma insomma queste sono cose un po' come lei diceva, il sindaco che davvero, cioè io credo che quando una persona ricopre una carica istituzionale deve un pochino, no, staccarsi da una parte, cercare di lavorare con tutte le altre cariche in modo, nell'interesse della nostra società. Comunque io credo che questo sia un percorso praticabile. È evidente, ma non ho voluto nasconderlo nel mio ragionamento, che io posso certamente fare questo adesso, cioè scrivere una lettera e dire: ho appreso di questa disponibilità, perché non la valutate prima di prendere altri tipi di decisioni. Siccome mancano pochissimi giorni, 22 giorni al fatto che con il voto ci sia un nuovo commissario, immagino che questo determinerà una situazione per cui non verranno prese nessuna decisione. E immediatamente dopo, no, sono sicuro che voi non mancherete di ricordarcelo, ma ce lo ricorderemo anche noi, e ne parleremo insieme a quel punto con il presidente eletto, che sarà commissario, insomma.